Sembra essere rientrato l'allarme meningite in città, due i casi che si sono registrati nel giro di un mese, l'ultimo la settimana scorsa, un caso di meningite batterica riscontrato un giovane 28enne, diagnosticato tempestivamente dai medici del Sant'Elia. Rassicurazioni arrivano dal primario facente funzione del reparto di malattie infettive Alfonso Averna. Situazione di allarme assolutissimamente non c'è. Sì, abbiamo avuto due casi di meningite, uno batterica e uno di tipo virale. Però i pazienti stanno tutti e due bene fortunatamente e posso dire che anche negli anni passati casi di meningite ci sono stati. I casi di meningite che possono dare maggiormente problemi sono quelli da meningococco. E fortunatamente c'è la vaccinazione per il meningococco, e poi c'è quello da streptococco pneumoniae, da hemophilus influenzae, anche per questi casi abbiamo la vaccinazione, quindi non allarmarsi nella maniera più assoluta ed eventualmente se si tratta di meningite c'è la terapia, sia per la meningite batterica sia anche per la meningite virale. Un'incidenza, quella della meningite, dovuta anche alla riduzione delle coperture vaccinali che stanno esponendo la popolazione a un maggior rischio. È notizia freschissima che la Regione Sicilia ha aumentato la fascia di età dell'offerta gratuita del vaccino del tetravalente. Prima era dai 12 ai 27 anni, ora li ha aumentato la fascia da 12 a 30 anni. Quindi questa è una vaccinazione gratuita che copre il gruppo A, B, C, W e Y, quindi quasi tutti i tipi di meningite, quindi adolescente e adulto. Poi dal 2015 la Regione Sicilia prevede nel calendario vaccinale il vaccino contro il meningococco B. Si comincia al secondo mese di vita perché praticamente quelli maggiormente colpiti dalla meningite B sono i bambini piccoli sino ai 2 anni. Quindi vaccinatevi, il vaccino è gratuito, lo offriamo gratuitamente appena le mamme vengono a fare la prima dose di vaccino esavalente e poi ritornano dopo circa un mese per poter fare la prima dose di vaccino antimeningococcico B.